Buonasera a tutti ragazzi dal vostro Kartal! Ah, Dio c'è! Dio esiste! Dio era contro le ingiustizie e Kartal è contro le ingiustizie. Juventus-Inter finisce 1-0 per l'Inter. Sono contento? Sì! Per il risultato sicuramente sono soddisfatto, anzi sto gode come un porco, ok? Però andiamo ad analizzarla questa partita, andiamo ad analizzarla. Calcio di rigore da ripetere, sì o no? No, non c'era da ripetere un cazzo. O davi gol o niente, ed era già gol dopo l'azione, perché questo era già gol e non c'è bisogno di ripetere, e quindi già irrati hai fatto schifo. Manca un calcio di rigore alla Juve, manca nel finale, assolutamente manca il calcio di rigore, ma sti cazzi, da tifoso godo, aver espugnato a Torino contro la Juve al Cessus Stadium, per una volta sanno cosa vuol dire rubare nella vita loro, per una volta sanno cosa vuol dire, ma io godo, bene? Dio c'è, Dio punisce chi ha sbagliato per una vita intera, da 100 e passa anni che rubano, quindi lasciatemi godere con questa grande vittoria, sono un interista vero, pa pa pa, ale, così si gode, così. Vedi, Juve, cosa abbiamo noi? Cosa che tu non hai? Sì, Dio esiste. Aspetta, analizziamo con calma. Ritorniamo, perché sta partita è un saliscendi di goduria e di sportività. I primi 30 minuti ci hanno preso a pallonate. Giocavano alti, ci venivano a prendere alti, non riuscivamo a venirci fuori. Poi è scaturito quel calcio di rigore giusto, perché il calcio di rigore è giusto, non è giusto ripeterlo, ma è giusto il calcio di rigore. E quindi, si gode, si deve godere! Per tanti anni ci hanno massacrato! Per tanti anni hanno rovinato il sistema calcio italiano e per una volta ci sta. Dio punisce. Prima va e poi leva. E questo è il risultato. E Kartal non può altro che godere. Sì che godo. Perché per una volta della vita succede anche questo. Succede anche questo nella vita, signori. Ebbene sì, per una volta ce lo meritiamo di portare a casa un risultato tondo e spugnare quel merda di stadio e tutta quella tifoseria a vederla piangere. Io godo a vedere quella tifoseria piangere. Avete pianto, avete fatto soffrire per tanti anni tutti. Adesso è il momento che pagate e mo pagate le conseguenze. È così che si vince, non me ne frega un cazzo. Godo!